Odino Bin con Difesa TVB. Ci troviamo in quel di Ponte di Piave per un'altra puntata di Esperti in Campo. Siamo oggi con il dottor Luigi Bonato, che non ha bisogno di presentazioni, e ci troviamo al centro di una bellussera. Andremo a spiegare il perché in passato e in piccola parte oggi troviamo questo tipo di impianto. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio con Difesa TVB. Siamo in un Bellussi. Il Bellussi è nato fine anni 800 dall'ingegnere Bellussi di Vazzola, famiglia storica Bellussi di importanza per la viticoltura trevigiana. Adesso noi siamo in un Bellussi dove i tutori sono pali di cemento alti circa 4 metri, un impianto alto, ma una volta al posto del tutore di cemento c'erano i gelsi. Perché i gelsi? Dal 1600 fino al 1970 la produzione più importante economicamente era il bacco da seta. Quindi spesso si metteva il gelso selvatico e venivano innestati all'altezza di 4 metri. Di solito c'erano 4 viti per ogni palo tutore, disposte praticamente a croce, per distribuire meglio la luce nello spazio. Ma per importanza economica l'uva non era la seconda cosa, era la terza. La seconda cosa era l'erba, i filari sono molto larghi, 7-8 una volta arrivavano a 10 metri, non c'erano i trattori e quindi con l'erba davano a mangiare i cavalli per lavoro, davano a mangiare le vacche per lavoro, si produceva il latte, si produceva praticamente latte, formaggio, carne e quindi era sopravvivenza per la famiglia. Ma non basta qui, i filari erano larghi e spesso lungo il filare di viti si coltivavano pomodori, peperoni, patate, alcuni ortaggi praticamente che ne prendevano parecchio spazio non si mettevano sull'orto. Qui non a caso si vedono anche le galline, ma spesso c'era anche il pollaio su un angolo a Bellussera e quando non c'era la televisione, mattina e sera, il pollaio era il posto dove la famiglia si trovava per organizzarsi, per dire io faccio questo, faccio l'altro. Alla sera si trovava le mamme, le zie con i bambini e veniva radunata tutta la famiglia, faceva parte della storia rurale della famiglia. Oltre che il pollaio, spesso sotto la Bellussera, da qualche lato c'era la fassinera, perché tutti questi pezzi di legno piccolo venivano raccolti, legati, e poi serviva per accendere il fuoco alla mattina con del materiale, diciamo, povero. Oppure, una volta le patate venivano cucinate su una gran caliera e magari poi si davano a mangiare praticamente ai maiali e tutto veniva usato. Quindi, ripeto, importanti i bacchi da seta, l'importanza dell'erba dopo e l'uva veniva per terza cosa per importanza economica. Il primo sfalcio spesso si faceva anche i primi di maggio, si ritardava anche i trattamenti per portare a casa l'erba senza trattamenti, anche se erano solo rame e zolfo, per gli animali, per le vacche. C'erano anche i conigli e tutte le famiglie, c'era una serie di animali. Torniamo all'aspetto viticolo adesso, che oggi siamo qua per questo. Il Bellussi, la potatura del Bellussi, se guardiamo questa vite, si può definire come una vite, un silvo grande. Ma fisiologicamente non si comporta come un silvo, perché nel silvo in una spalliera le viti fanno un angolo di 90 gradi e facendo l'angolo di 90 gradi si riduce la viguria e le viti magari arrivano a essere lunghe 1,5 metri, qualche volta 1,80 metri, 2 metri, ma poi basta. In un semi-Bellussi questo angolo non è chiuso a 90 gradi, è aperto. Cosa succede fisiologicamente? Spiego in due parole. Quando la vite è diritta, tende a germogliare in piedi. Quando faccio un angolo di 90 gradi, cerca di germogliare i tralci migliori prima della curva. Quando io porto, teoricamente, a 45 gradi la vite, smorzo la vigoria apicale e anche quella dopo la curva, e la vite
mi germoglia regolarmente dall'inizio alla fine, anche se, anche se la vite vecchia è lunga 4 metri. Questo non succede sulla spalliera, è proprio l'equilibrio dato dalla fisiologia. Viene potata con gli archetti come si vuole, si lasciano dei speroncini di rinnovo per avere tralci nuovi per l'anno dopo. A volte anche il vecchio, come qui, viene potato alto perché alla base crescono dei tralci che vanno a sostituire quelli degli archetti. Questo poi è importante per non avere malattie del legno, non avere mal dell'esca. Magari ho qualche germoglio in più, ma la vite dura di più e nel tempo. Qui ci troviamo davanti al raboso, che è una varietà che resiste molto a mal dell'esca, prende poco a mal dell'esca. Qui vicino, se volete andiamo a vedere dopo, c'è un vigneto del 1875 e non ha mal dell'esca, pochissime viti. Si fanno degli archetti, anche se non abbiamo i speroni, all'inizio dell'archetto si formano dei tralci vigorosi, quindi andiamo a tagliare qui e abbiamo dei tralci per girare l'anno dopo. Si fanno 4 archetti di media, qualche volta 5, qualche volta 3. E per un raboso, le produzioni GT, che vanno fino a 250 quintali, non è un problema produrle. Anzi, cerchiamo di produrre poco, perché il Bellussi è una forma di allevamento vigorosa, proprio per la vigoria. Ci sono queste serie di fili, ci sono 3 fili, uno sotto, uno sopra e uno in diagonale. Ci sono dei fili verticali appesi, una volta si chiamavano scarasse perché erano tutti pezzi di legno, anche dei vimini grossi. Il ferro costava, si metteva praticamente sopra e sotto un legno grosso, si legava coi vimini. Poi l'anno dopo, quando era secco, si raccoglieva per fare le fassine, si andava a bruciare e si metteva quello nuovo di anno. E tutto il lavoro era manuale. Certamente ci vuole molta mano d'opera, perché se consideriamo potatura manuale, se consideriamo vendemmia manuale, tutta la cura manuale, spesso 500 ore a ettaro non basta. Abbiamo dei vigneti meccanizzati che si fanno con 50 ore a ettaro, quindi vedete la differenza. Però una volta la manodopera non costava e viveva tutta la famiglia con pochi, con qualche ettaro di Bellussi. Grazie Luigi. Aggiungerei che questi sistemi, questi impianti così alti sottopongono un minor rischio dell'uva a gelate primaverile, fenomeni che si sono verificati negli ultimi anni. Ecco, in sintesi abbiamo sentito che nella Bellussera noi abbiamo un'utilizzazione massima delle potenzialità del terreno, quindi il foraggio, l'uva e avevamo in passato anche la foglia per il bacco da seta. Oggi questo sistema è proponibile solo per pochi casi, diciamo che favorisce quelle varietà che hanno bisogno di uno sviluppo vegetativo notevole, perché qui trovano spazio per potersi espandere. Siamo qui adesso con un giovane Dario che nella sua azienda, è un'azienda importante in quel di San Biagio di Callalta, e gli chiediamo un tuo parere e come vedresti per i nuovi impianti la viticoltura tua. Ok, beh, come detto, una tipologia di questo allevamento è adatta appunto per certi tipi di uva, magari non per tutti. Diciamo che in questo momento, se voglio avere una certa meccanizzazione o comunque avere determinate varietà di vite che non hanno bisogno magari della Bellussera, come per esempio il raboso, potrei utilizzare appunto tranquillamente un Silvo e avere così anche un aiuto nella meccanizzazione che si è evoluta in questi anni. Mentre se invece voglio perseguire un certo tipo di percorso per allevare un determinato tipo di vite, è meglio sì utilizzare un Bellussi, come per esempio per il raboso, in cui appunto la varietà in questo tipo di allevamento si trova decisamente meglio rispetto magari ad altre tipologie. E a proposito di meccanizzazione, vi attendiamo il 23 febbraio presso l'azienda Sant'Anna a Hong Kong, dove ci sarà appunto un'edizione di Vite in Campo con le macchine dedicate alla potatura. Con questo ringraziamo Luigi, ringraziamo Dario e vi diamo appuntamento alla prossima da parte di Condifesa TVB. Buona serata.